Va bene, posso? No, non devo vedere. Come fare? Leggero. No, dormi tu. C'è la tipa. Aspetta, compra per il passato. Aspetta. Scusi, non ho detto. No, non toccare, sei stupido, sono delle pinte, no. Ma che fai? No, vedi, raga, c'è una cosa fastidiosa. No, ma è fastidiosa, posso fare scoglie, vedi? Fastidio. Mamma, perdono, con l'intella. Aspetta. Dammi, dammi. Aspetta che mi fai la cuba. No, felicità, ok, ma come la dici? Devi stare fermo, non puoi fare tu. Perché? Perché no? Io non so fare. Però vai a togliere con la musica alla nonna, dai, fai vedere qualcosa. Oh,
Venerdì, oggi abbiamo vestito la bambina per la festa di carnevale a scuola. Dopo vi faccio vedere in questo video alcune foto, alcuni video, bellissima, mamma mia. E sono andata a prendere qualcosa oggi. Sono andata al biologico e ho preso questi biscotti pralini integrali con mele da grano italiano. Poi una polpa di pomodoro a 99 centesimi era in offerta, la pasta idem a 99 integrale, vabbè, poi ho preso i cornflakes integrali senza zuccheri, senza niente, perché fa caldo qui da noi, abbiamo 24 gradi stamattina e ora inizio un po' a volere anche la bevanda di riso, di mandorle che bevo, fredda. Ho preso il sale marino integrale grosso, io prendo quello nostro pugliese che è delle saline qui a Margherita, però ho trovato questo, una signora mi ha detto che è di Trapani, è buono. E poi ho preso una passata di pomodorini gialli, cosa biologico. Giù da Perino ho preso una senza lattosio, mozzarella, poi carpaccio di manzo e i taralli un po' più friabili per mamma. Ok, vabbè, al supermercato ho preso i fori di iceberg che a me piacciono tanto, della frosta merluzzo, filetti di merluzzo gratinato per Savis da lavorare, gli yogurt, questi qua al fieno che a me piacciono tanto,
mela, frutti di bosco e mirtillo, insalata e un chilo di mozzarella di Matera. E da Ambra ho preso panini con i semi, cornetti salati con i semi. Ah, le panfrittelle, ma non volevo queste, vabbè, le abbiamo ordinato. Ah, e le baguette, non alla francese ma all'italiana. Questo è tutto, noi ci vediamo dopo e sono curiosa, più che altro voi, di mettere qui, felice diciamo così, di mettere il video e le foto della bambina vestita da carnevale. A dopo, ciao!